Una elevazione da delegazione di spiaggia a ufficio locale marittimo attesa da tempo a Santa Teresa Gallura, sia per essere questo porto internazionale di collegamento con la Corsica e quindi con la Francia, sia per il grande traffico di imbarcazioni turistiche particolarmente elevato durante l'estate, sia per essere sede di un'area marina protetta, quella di Capotesta Punta Falcone. E per questa inaugurazione è giunto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Particolarmente soddisfatta è stata la sindaca Nadia Matta, che fin dal suo insediamento aveva avanzato tale richiesta. Sindaca che ha preso la parola per prima ad inizio di cerimonia, seguita dall'intervento del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Nicola Carlone, e dal ministro Salvini. A scoprire la targa è stata la stessa sindaca Nadia Matta, mentre subito dopo il parroco Don Romolo Fenu ha impartito la solenne benedizione. Locamare Santa Teresa Gallura, così in acronimo, fa parte del compartimento marittimo di La Maddalena, sotto il comando del capitano di fregata Emiliano Santocchini, che a sua volta rientra nelle competenze della direzione marittima del Nord Sardegna con sede a Olbia. Locamare Santa Teresa Gallura è sotto il comando del capo di seconda classe Cristiano Soriga ed è composta complessivamente da 4 militari. E qui gli entusiasmi potrebbero anche raffreddarsi. Appare infatti necessario a questo punto un incremento significativo di uomini e anche di mezzi, cosa peraltro chiesta dalla sindaca e anche dall'ammiraglio Carlone. Vedremo di investire anche al di là delle pacche sulle spalle per avere più soldi, più uomini e più mezzi, ha risposto e in qualche maniera promesso il ministro Salvini.